Ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Alzi la mano chi ha almeno una wishlist in corso di libri che vorrebbe acquistare, leggere, prendere in prestito, insomma, alzi la mano anche chi ne ha più di una, perché io mi sono resa conto di averne tre. Una sul Kindle Store dove aggiungo tutti i titoli che mi interessano in modo da poterli acquistare quando sono in offerta, una in cartaceo nel bellissimo reading journal disegnato e realizzato da Ambra e una su Goodreads che devo dire è quella un po' più trascurata di tutte. Dunque, mi è venuto in mente che un paio d'anni fa avevo fatto un video che mi ero divertita molto a girare, che proprio di questi tempi l'avevo postato e si intitolava Se potessi comprare solo 5 libri fino alla fine dell'anno. Non metto cose tipo se potessi comprare 5 libri per il resto della mia vita, perché non sarebbe realistico, neanche per il resto dell'anno, però insomma ci siamo capiti. E ci sono due riflessioni che vorrei fare. La prima è che mi sono resa conto, guardando questa lista, che poi io ho evidenziato nelle parti, diciamo, quelle che riguardano i libri che ho già comprato o che ho ricevuto, mi sono resa conto che spesso se non acquisto immediatamente un libro che in quel momento mi sembra urgentissimo, poi questa urgenza va un po' calando. Infatti, questo mi fa sempre chiedere se spesso non sia meglio aspettare un po' quando si sente questo impulso irrefrenabile ad acquistare un titolo, perché in realtà è magari che qualcosa sulla lunga distanza si sgonfierà un pochino. E dico questo perché sono andata a riguardarmi quel mio video di 2 anni fa ed è molto interessante che io di quei 5 titoli che avevo nominato, 4 me li sia procurati tra uno che mi era stato regalato, uno che avevo ascoltato in audiolibro e due che avevo acquistato, ma in realtà ce ne sia uno che non mi sono mai procurata e che in quel momento mi sembrava imprescindibile. La stessa riflessione l'ho fatta perché guardando quelli non evidenziati proprio in cima alla lista, questo stesso titolo ritorna e poi ho visto che effettivamente l'avevo anche inserito in questa lista di libri che mi sembravano urgentissimi da acquistare e che in realtà non ho mai letto. In quella lista di 2 anni fa, vi linko qui sopra e qui sotto il video, citavo appunto Ohio di Stephen Markley, che all'epoca, su consiglio di una mia amica, e su consiglio di Claudia, Lise Legge, Lise Viaggia, avevo inserito in wishlist, mi sembrava un libro che mi dovevo procurare subito e poi nonostante io ce l'abbia sempre avuto davanti agli occhi, nel senso che ce l'avevo in questa wishlist cartacea su Goodreads e quant'altro, è un libro che non ho mai sentito poi veramente un impulso forte ad acquistare e questo mi ha fatto un po' riflettere. Gli altri 4 libri di quel video in realtà li ho appunto me li sono procurati tutti. Uno era quel che si vede da qui, che poi era un regalo di Jessica, lettrice tra le ombre, che ho anche letto. Nomadland, che ho acquistato ma non ho ancora letto. Le api d'inverno, che avevo ascoltato in audiolibro. E La casa sul mare celeste, che ho acquistato in ebook e letto quest'anno con molta soddisfazione. Quindi quei titoli che mi sembrano così imprescindibili, urgentissimi, super necessari alla mia libreria, poi in realtà sì, in gran parte me li procuro, ma c'è anche la possibilità che 2 anni dopo io mi renda conto che quel libro non me lo sono in realtà mai procurato. E mi chiedo quanto succederà questa cosa nella mia vita, considerando che nuovi libri continueranno sempre ad uscire e probabilmente faranno un po' passare nel dimenticatoio quelli che volevo già. Questi sono quesiti di Massimi Sistemi. In realtà, veniamo a noi. Ho rifatto lo stesso esercizio e mi sono detta: se di questa lunga wishlist, un po' su Goodreads, un po' su Kindle, un po' su questo reading journal, io dovessi selezionare 5 libri che assolutamente desidero, quali sarebbero? E devo dire che rispetto a 2 anni fa i miei desideri in fatto di libri sono molto meno brucianti e io ho fatto praticamente fatica a
a recuperare questi 5 libri in wishlist, perché di fatto sì, io ho delle wishlist corpose, mi piace sempre dire che la mia wishlist si allunga sempre, infinita, non finirà mai, però in realtà non è poi così vero, perché quando vado in libreria, come vedrete anche dal discreto e ridotto, ma esistente book haul del mese di agosto, spesso io mi faccio anche ispirare sul momento. A volte vado in libreria con la mia wishlist alla mano per non farmi tentare, però tante volte in realtà acquisto anche sul desiderio del momento, sull'ispirazione, quindi queste wishlist lasciano un po' il tempo che trovano, diciamocelo. Sarà anche che rispetto a 2 anni fa sono ancora più piena di libri e quindi forse sento meno questa urgenza di acquistare. Ma veniamo a noi. Allora, cosa volevo dire? Appunto, che alcuni titoli che ho visto in questa lista qui e che poi non ho ancora acquistato sono andati un pochino scemando, perché per esempio avevo inserito anche La casa sul lago di James Poyssant. Credo si dica così, mi sono assestata su questa pronuncia, di cui avevo letto Il paradiso degli animali e La casa sul lago appena è uscito, io dovevo procurarmelo a tutti i costi. Sono passati, credo, 3 anni e mezzo da quando ho letto Il paradiso degli animali e l'altro titolo non l'ho ancora letto. Quindi devo ridimensionare molto questa mia idea di urgenza. Tra i titoli che erano nella mia wishlist e che invece mi sono procurata quest'anno, come avrete capito, questo video sta andando in tutte le direzioni, ma ora arriviamo anche ai 5 titoli che voglio. Nella mia wishlist mi sono procurata tra appunto acquisti in ebook, regali e quant'altro, per esempio Cornovaglia Magica, che è stato sempre un regalo di Jessica, Gioventù di Tove Ditlevsen, che ho trovato in ebook in offerta. 22/11/63 di Stephen King, che era in wishlist da anni e che ho trovato di seconda mano. La strada di casa di Kent Aruff, che quest'anno è uscito in edicola e vi ho fatto vedere che l'ho recuperato a luglio. Revolutionary Road, che era nella mia wishlist anche questo da un bel po' di tempo, grazie a Claudia, e anche questo recuperato di seconda mano, e La casa dei Gunner o dei Gunner, che avevo sentito tanto da persone di cui mi fido, tipo sempre Jessica e Libriccioli su Instagram, e che ho trovato in offerta. Quindi in realtà questa wishlist si muove abbastanza, perché tra regali, libri che chiedo in regalo, libri che acquisto sempre molto volentieri e ebook in offerta, la lista si muove. Però, se appunto dovessi comprare solo 5 libri entro fine anno, pur facendo un po' fatica, vi dico quali sarebbero. Credo ce ne siano 2 o 3 che proprio mi piacerebbe molto molto avere, e un paio che sarebbe bello avere, ma non è che proprio sto morendo dalla voglia di acquistarli. C'è anche un altro fattore, poi giuro che veniamo ai titoli, ed è il fatto che avendo così tanti libri in questo momento mi rendo perfettamente conto che acquistare un libro non significa leggerlo subito. E quindi anche questo ha il suo ruolo. Cominciamo da L'albero della nostra vita di Joyce Maynard. Questo è un titolo che è proprio balzato in cima alla mia wishlist dopo aver letto Fellowship Point, perché varie persone, ma soprattutto la casa editrice, quindi loro sanno di cosa parlano, ma anche tutte le persone che me l'hanno consigliato lo sanno benissimo. Quando ho detto che dopo Fellowship Point non sapevo più cosa leggere perché mi aveva lasciato dentro un vuoto enorme, mi hanno consigliato L'albero della nostra vita. È un libro che mi immagino accomunabile a Fellowship Point per la profondità dei rapporti che vengono raccontati e per le atmosfere, probabilmente. Io mi sto rendendo conto che NN Editore sforna uno dopo l'altro titoli che sono al 100% nelle mie corde. E L'albero della nostra vita credo potrebbe farmi lo stesso effetto di Fellowship Point. Questo forse è proprio il libro che più di tutti
Aspetto con ansia quest'anno, che più di tutti mi piacerebbe riuscire a recuperare o in cartaceo o in ebook se riuscissi, e quindi forse è quello proprio in cima alla lista che mi piacerebbe avere. Poi il secondo è un libro di cui sono cui mi devo proprio confessare con voi. Sono colpevole di essermi fatta abbindolare totalmente dall'hype esagerato di cui sta godendo, ed è Cleopatra e Frankenstein di Coco Mellors. È un libro che, da un lato, ho visto che probabilmente potrebbe essere accomunato un po' al genere Sally Rooney, così. Rapporti sentimentali difficili, scene un pochettino che ti mettono a disagio, però il tutto ambientato a New York. Mi sono fatta un po' influenzare da quello che ho visto in giro su questo libro, se ne parla molto bene. Mi ha fatto molto sorridere che una ragazza che seguo e che condivide abbastanza i miei gusti di lettura lo ha prima messo in pausa perché le sembrava quasi troppo cringe da leggere, e poi lo ha ripreso, se ne è innamorata follemente e lo ha divorato. E a me questo tipo di sensazione, quando un libro ti mette un po' a disagio, piace, anche se mi rendo conto che è un filo molto sottile, poi quello in realtà potrebbe andare molto male anche, ma mi ha incuriosito tantissimo anche appunto per le reazioni che ha suscitato. Quindi quello, mea culpa, sono proprio vittima del marketing qui, però mi piacerebbe molto. Poi un altro titolo che mi incuriosisce molto, ma qui chiedo l'aiuto da casa, in caso qualcuno di voi l'abbia letto, è Page Boy di Elliot Page. Questa è il memoir, l'autobiografia di Elliot Page, che racconta un po' il rapporto con il proprio corpo, i cambiamenti del suo corpo e come viveva con disagio l'essere Ellen Page, come è diventato poi Elliot Page. Il motivo per cui sto temporeggiando è che ho letto, però in realtà solo da una persona, quindi se qualcuno di voi l'ha letto mi farebbe un enorme favore, ho letto che la traduzione italiana non è granché. Potrebbe essere imputabile al fatto che è uno di quei libri tipo successo istantaneo, che quando esce viene buttato fuori in tutte le lingue, non lo so. Fatto sta che avevo letto, appunto, solo da una persona, che la traduzione non è granché. Questa cosa mi ha frenata un po', perché mi sono detta forse a quel punto lo potrei acquistare in inglese, leggerlo in inglese. Non credo sia difficilissimo da leggere, però trattandosi anche di transizione del corpo, forse mi piacerebbe leggerlo nella mia lingua per poter afferrare tutte le sfaccettature della scrittura. Quindi qui sono un po' indecisa e un po' titubante. Poi c'è un titolo di cui Jessica ha parlato tantissimo e benissimo, edito Nutrimenti, che si intitola Il frutteto di David Hopen. Che mi incuriosisce tantissimo per due motivi. Il primo è che almeno la prima parte è ambientata nella comunità ebrea ortodossa di Brooklyn e mi interessa moltissimo come ambientazione, mi sembra molto affascinante, molto diversa da quello che leggo di solito. Il secondo motivo è che, leggendo la trama, mi sono fatta l'idea che mi possa regalare un'esperienza di lettura simile a quella di Dio di Illusioni, che io ho amato molto, perché è comunque ambientato in un college di elite, con questi studenti un po' super privilegiati. Quindi ecco, mi incuriosisce tanto. Non è uno di quei titoli che mi sento appunto di dover acquistare subito, anche perché, considerando quanti libri ho da leggere già in libreria, a cui vorrei dare la precedenza, nessuno di questi titoli è urgente, però da quando Jessica ne ha parlato e mi ha anche raccontato, insomma, un po' in privato perché secondo lei potrebbe essere una lettura adatta a me, mi ha messo un po' il tarlo e mi piacerebbe recuperarlo prima o poi. In questo caso devo dire sono un pochino frenata perché sia l'ebook che il libro sono un po' costosi e quindi mi dico, con tutto quello che ho da leggere, può anche aspettare questo nuovo acquisto. Infine, l'ultimo titolo è quello, devo dire, su cui sono forse meno convinta,
Però comunque mi solletica un po' ed è sotto la porta dei sussurri di TJ Klune, che potrebbe anche alternativamente essere nella vita dei burattini dello stesso autore. Vi metto qui tutte e due le copertine, poi le copertine di questo autore si assomigliano sempre un po', quindi mi confondono. Questo perché quest'anno ho letto La casa sul mare celeste. Ho aspettato, come sapete, a leggerlo, ho aspettato che si sgonfiasse un pochino e calasse un po' il clamore intorno a questo titolo, ma mi è piaciuto da morire e quindi mi dico perché non replicare con un'altra lettura che magari può diventare un altro libro di conforto, quei bei libri calorosi che piacciono a me ogni tanto, ma né sotto la porta dei sussurri, sì, né nella vita dei burattini in questo momento mi chiamano così tanto da mollare tutto e acquistarli perché li devo leggere. In generale, appunto, forse nessuno di questi titoli è un acquisto poi così urgente vista la situazione qui intorno, però ho voluto fare questo esercizio di, tra virgolette, isolare solo questi titoli dalla mia wishlist, sempre in movimento e sempre in aggiornamento, e forse con l'occasione sistemerò la mia wishlist di Goodreads per avere lì praticamente tutti i titoli che ho buttato qui e là tra la mia wishlist del Kindle e quella scritta su carta e penna. Quindi, innanzitutto, mi piacerebbe sapere quali sono i titoli che in questo momento voi desiderate ardentemente, che sono sulla vostra wishlist e che se doveste fare lo stesso esercizio, scegliereste per un'ipotetica lista di 5 libri da leggere entro fine anno. E fatemi anche sapere se avete letto Page Boy in italiano e se me lo consigliate oppure no. Mi rendo conto che non è un libro popolarissimo e quindi probabilmente che non ci sono molte persone che l'hanno già letto, anche perché è un'uscita recente, però se insomma lo avete letto, fatemi sapere perché mi interessa molto la questione traduzione in italiano. Per oggi credo di avervi detto tutto. Perdonate il video super caotico in cui sono saltata da un argomento all'altro, ma sapevo cosa volevo dire, ma tanto per cambiare non mi ero organizzata bene una scaletta, quindi spero che il mio intento si sia capito. Io vi ringrazio tantissimo, come sempre, per essere qui con me, per il tempo che mi dedicate, per il vostro affetto, per i commenti e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!